Siamo nella mia cantina. Tutti i miei attrezzi sono appesi al muro ordinatamente. Queste qua sono le cose che più mi attraggono. Mi Cioè, piace la storia più che altro, realizzare del i sommergibile più che altro, sommergibili sì, proprio dei U-Boot, della sì, Seconda Guerra perché Mondiale. erano tecnicamente avanzati rispetto agli altri, quelli tedeschi, diciamo, non quelli italiani. Beh, sì, eh beh, sì. Per la tecnologia che avevano, cioè quell'epoca erano micidiali Infatti, per il nemico più che altro. ma Hanno fatto strage di nave, tutto di navi andare, mercantili, vendere ma mercantili, militari anche. però Sono riusciti ad andare anche negli Stati Uniti, cioè lungo le coste avevano degli Stati Uniti. un'autonomia notevole, Sì, infatti, sì. autonomia, sì, è vero. Questo è un U-Boot dell'ultima guerra, perché a Bra, bra. differenza degli U-Boot della prima guerra Sì, mondiale, è quelli vero. avevano la prua diritta, Dritta, questi hanno sì. la prua più Sbussata. tagliaonde, Sì, ovvio, sì. la torretta, La falsatona, diciamo, che si smonta, vedi? addirittura le casse compenso, le Sì. casse zavorra ai Sì, lati. caricare l'acqua e scaricare Bello, l'altro. sì. Tutto con legno. L'idea, come tu mi hai detto, vuoi descrivere Cioè, una un battaglia U-Boot navale. Sì, in in agguato. Io, guarda, tu hai già preparato, cioè, il fiasco, la pinta, come si dice in piemontese, con Allora, le tre basi all'interno, e mi hai lasciato lo spazio per poi. Io voglio costruire un altro. Voglio creare una scena di guerra. sì, Con la sopra battaglia alcune. dell'Atlantico. Sì, ecco, facciamo così. Con due o tre scafi sopra, navi, Sì. militari, anche Anche mercantili, mercantili. mercantili. E sotto tu mi hai lasciato lo spazio, come te l'avevo detto, perché voglio applicargli un sommergibile come l'U-Boat sotto, così, in In agguato, agguato, che ecco. sopra poi si svolgerà con un lancio del missile, Del del siluro. siluro, scusami, del siluro. E niente, che andrà a colpire una delle navi che è in superficie, così. Ah, Se ti ecco, piace infatti. l'idea, non lo so Sì, l'idea è se cosa buona, pensi. certo. Ed è veramente è una cosa, E è mi bella dicevi. perché che mi Sì. ricorda una cosa che mi ricordo proprio del passato, della mia adolescenza, così, che ho trascorso vicino al porto, più che altro. Mi E dicevi di infatti un non. particolare, che le due gru che portano, appunto, le gru portano le lamiere Sì. vicino allo scafo in Sì, costruzione, in costruzione, e c'è addirittura una lamiera agganciata alla sì, gru, hai sì. realizzato. Poi, come vedi, la costruzione della nave sullo scalo, cioè con lo scivolo, Sì, che scivola poi verso poppa poppa quando viene varata, e sì. va giù a mare, sì. Bene. Io ho messo due capannoni A capannone da cantiere, da sì, insomma. cantiere, sì, da Le costruire, officine dove le preparavano le officine. lamiere. Sto uscendo dalla cantina per dirigermi verso il garage. Su questo poster, sulla storia dei velieri, c'è una grande goletta americana a sei alberi, la Wyoming, con una storia molto particolare. È stata la nave in legno più lunga del mondo, varata nel 1909, 106 metri di lunghezza, perché non si poteva costruire navi molto più lunghe perché il legno, come si sa, flette. E fra i miei ricordi sul legno che flette, ce n'è uno molto nitido. Il mio papà, quando mi insegnò a costruire gli aquiloni, c'era il problema di come piegare i tondini, farlo diventare un arco. Li ho piegati in acqua bollente, immergendola in una teglia per lasagne. Questa tecnica di come piegare il legno me lo ha insegnato mio papà Vincenzo, a cui chiedevo da bambino: ma papà, le sedie di Vienna che hanno le spalliere a forma di omega, come sono state realizzate con quei tondini grandi, spessi 2 o 3 centimetri? E mio papà mi spiegò che a Vienna utilizzavano dei pentoloni grandi con acqua bollente, venivano immersi i tondini, una volta ammorbiditi, venivano fissati su delle forme dove, una volta asciutti, avevano assunto la loro forma e non si potevano più aprire. Utilizzando lo stesso sistema,
io immergo i tondini in legno, che acquisto diritti, li immergo in acqua bollente. Quando il tondino ha ceduto l'angolo che mi serve, lo metto ad asciugare in un asciugatoio per tondini realizzato da me, e quando è asciutto l'arco è già piegato. Ti faccio toccare l'arco come già piegato e già con il filo teso nella misura sufficiente per i miei aquiloni. Ecco. Sulla spiaggia della Marina ho fatto volare il mio primo aquilone, avevo 7 anni, e una particolarità della mia Castellammare del Golfo è che è stata fondata in una penisola dove la prima parte di roccia lato mare è stato realizzato il castello con la sua piccola piazza castello. Poi c'era una frattura nella roccia, hanno realizzato un ponte in epoca già romana, post-romana. Sto reggendo l'aquilone pronto per farlo decollare. Il filo deve essere teso però. Allora. Corri, vai, veloce, 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 decolla. Alessandro sta manovrando l'aquilone. Sono Vito, ho 65 anni, sono ipovedente grave, il mio visus è solo nell'occhio destro, è come vedere attraverso il buco della serratura. Ma il mondo che io vedo anche attraverso il buco della serratura è da molti anni sfocato, ecco, non ho più un'immagine limpida. Solo con l'aiuto di video ingranditori ed occhiali per vicino riesco a inquadrare un qualcosa in uno schermo, ma con notevoli difficoltà.